Io sono stanco di stare in questa situazione perché uno come me, abituato ai successi, lottare per 2, 3, 4 anni, non ha senso continuare a stare qui perché conviene più ripartire da farsi da parte e poi ripartire da una situazione più bassa, ma tornare ad avere la voglia di vincere le Senti, ma ci sta partite. dicendo che sta cercando un acquirente? Ma no, io sto dicendo che se dovessimo di nuovo lottare un anno a queste condizioni, e vuol dire che l'era Campitelli è finita, ma non è bello per me stare sempre lì, ti ammali, quindi siccome io non posso più ammalare perché già sono malato, fortunatamente non di malattia vera, Sportivo. ma di malattia dei matti, perché io Ah, questo lo ok. chiamo. E quindi reputo che forse se anche quest'anno è così, è finita l'era, è finita. Se il Cicco Campitelli porta ancora questi risultati, è giusto che Campitelli si fa da parte e quindi ci dovrà essere per forza nuovi visi che possano sicuramente, anche ripartendo da più basso, tutto quello che vogliamo, ricominciare un ciclo, perché il calcio significa vincere, il calcio non significa stare lì tutti gli anni perché non ci si diverte nessuno. Perché se Campitelli serve, perché non ci sono altri imprenditori, Campitelli sta bene a casa sua. Invece qui dobbiamo parlare, se l'era Campitelli è finita perché? Per mille ragioni, perché dopo 11 anni non piace più, è diventato vecchio, è diventato incapace, non fa più un risultato. Che cosa c'è, ci sta a fare il signor Campitelli a capo di una squadra? Non serve. Se noi oggi andremo bene, cioè noi resteremo al nostro posto, faremo altri investimenti, tutto quello che vogliamo, perché i due soci sono già entrati. Ma se prima o poi, insieme ai due soci, ci saranno altri tre soci e possono ridare lo slancio, io sarò il primo a essere felice. Infelice per me, perché per me mi costerà una malattia, ma felice per il proseguo che tutte le volte diciamo, mo stai per terz'ultimo, quint'ultimo, cioè non pensate che a gestire uno stress simile sia una cosa No, facile, no, no, in modo certo. in assoluto, perché gestire uno stress simile, poi giorno 15 devi pagare 250-300 mila euro di calciatori, gli stipendi, e poi prendi giustamente, lo stress si accumula. Io non ho più quel tipo di fisico che mi posso permettere di sopportare determinate cose. Il vincere è una cosa troppo bella che noi non assaporiamo più. Ho Quindi, capito. se questa categoria può darsi pure che per Teramo sia troppo alta, per la nostra forza economica, vuol dire che farà una categoria più bassa, verrà due imprenditori più alti, ma il futuro, non adesso, quando sarà, dovrà essere questo. Qua nessuno sta dicendo che va via, che scappa, che non finisce il campionato, che non paghi i calciatori e tutto il resto, perché nella mia era non ho mai preso un punto di penalizzazione in tutti questi anni. Ma se oggi le forze possono essere Berlusconi, il presidente del Pordenone, il presidente del Ferrarpi, ci sono presidenti che fatturano miliardi, milioni e miliardi di euro, vuol dire che noi dobbiamo accontentarci se non vogliamo più soffrire e stare lì con l'umicino ad aspettare l'ultima, penultima e tutto. Dobbiamo dire ok, torniamoci un passo sotto, vinciamo, andiamo, e come il Pescara che va tra la serie B e la serie A, così dovrà essere il Teramo, tra la serie C e la serie D.